è stato il motore che le è rimasto più nel cuore? Il primo 10 cilindri della storia. Non so se molti sanno che il primo 10 cilindri della storia è stato fatto dall'Alfa Corse col sottoscritto, con Gianni Tonti, nel 1986. Quando ci ritirammo dalla Formula 1, che saltò l'accordo con la Ligier, volevamo rientrare in Formula 1 e in quel momento il regolamento Formula 1 cambiava da motore turbo a motore aspirato. E mi ricordo come se fosse ieri che Gianni Tonti chiamò me e l'ingegnere De Virgilio, che era nostro consulente, colonna portante della Lancia ai suoi tempi, e la domanda di Gianni Tonti fu: secondo voi nel nuovo campionato Formula 1 con il motore aspirato sarebbe meglio fare un 8 cilindri o un 12 cilindri? La cilindrata era 3,5, 3500 cm3. L'ingegnere De Virgilio disse: ma perché no un 10 cilindri? Gianni Tonti mi chiese: Pino, cosa ne pensi? Io dissi: Gianni, dammi, potrebbe essere una scelta di compromesso, però dammi 3 giorni di tempo perché facciamo 4 conti per vedere a livello di equilibratura che problemi ci sono. Perché la scelta giusta era un V72 per poter avere scoppi regolari, però restava nel calcolo a livello di albero motore uno squilibrio residuo che poteva creare problemi come alterna di primo e secondo ordine. Allora proprio personalmente facevo la parte calcolo, perché ancora non c'erano molti supporti tecnologici. Io utilizzavo una calcolatrice HP45 e una P6066 dell'Olivetti per fare qualche programma di calcolo di profili di campo. Nella verifica mi resi conto che lo squilibrio residuo era accettabile, per cui non aspettai 3 giorni, andai il giorno dopo da Gianni Tonti e gli dissi che la scelta del 10 cilindri era una scelta di compromesso migliore. Noi partimmo a febbraio dell'86, io con i miei uomini della progettazione, a realizzare questo motore che vide la luce in sala prova in luglio 1986. Al primo vagito il motore, con Paolino Flor, che era il responsabile della sala prova, dette 620 cavalli. Il 12 cilindri Ferrari, in quel momento, perché Ferrari aveva fatto la scelta 12 cilindri, il 12 cilindri Ferrari aveva in quel momento 585 cavalli. Dopo però noi cambiammo i nostri piani con l'arrivo della gestione Fiat e ci impegnammo sul Indy, e quindi il motore 10 cilindri rimase solo come esercizio sulla Procar, che era un nuovo campionato che doveva nascere con Bernie Ecclestone, e la Procar fu provata al Gran Premio di Monza un venerdì da Riccardo Patrese e realizzò una velocità elevata, a memoria ora non ricordo se era 320 o 330, ed aveva su il 10 cilindri. Con l'arrivo di Abarth lo provammo anche su una vecchia vettura prototipo che utilizzava il motore Ferrari per il campionato prototipi. Però fu giusto una prova a Vallelunga e dopo il motore morì. Il motore dopo l'ho rivisto al museo dell'Alfa Romeo ed era lì. E quello è stato il primo motore della storia moderna della Formula 1, il primo 10 cilindri della storia moderna della Formula 1, perché in quel periodo la Renault ancora non era partita a fare il motore e la Honda presentò il manichino a settembre dell'86. Noi avevamo già il motore che girava al banco a luglio dell'86. Mi ricordo che facemmo 3 motori dopo il progetto morì. E quello è stato quello è il motore che più mi è rimasto nel cuore. Mentre il pilota che le è rimasto più nel cuore? Ah! Allora, di piloti io ho lavorato con 15 piloti. Ho lavorato e sottolineo lavorato perché nel nostro mestiere bisogna sempre tenere presente che è un lavoro, che la passione sì, ma c'è bisogno di essere tranquilli e sereni mentalmente, come se fosse un lavoro di tutti i giorni, perché altrimenti spesso la passione e il tifo potrebbero portare a scelte sbagliate. Ho lavorato con 15 piloti, tutti campioni, uno il fuoriclasse, Michael Schumacher. Chiaro che Michael lascia un segno indelebile nella mia carriera, perché contrariamente a tutto quello che si vedeva all'esterno di Michael, Michael era nel suo lavoro una persona molto seria, molto puntuale, ma molto amico, molto fedele, faceva in modo che ci fosse una famiglia intorno. E per noi era importantissimo. Quando lui stabiliva
il feeling con la squadra non la metteva mai in dubbio. Quindi in tutte le sue cose c'era un tema motore, Pino. Quello che diceva Pino per lui era il motore, finito. Michael non era per niente tedesco, in certi aspetti era anche molto meridionale, molto passionale. E nel nostro gruppo di lavoro, in tutta la Ferrari, lui era presente in tutti gli eventi nostri, non solo degli ingegneri ma anche dei meccanici, in tutti gli eventi, sia festosi che dolorosi. Cioè lui era pronto a dare gli auguri nel momento del compleanno o ad avvicinarsi a qualcuno che aveva avuto dei problemi in famiglia di funerali e di morte. Michael era uomo squadra, uomo famiglia. Secondo me, nel rapporto con l'esterno, siccome in quel periodo era molto delicato il rapporto con la stampa, lui il rapporto lo stabiliva da tedesca, quindi era molto rigido, molto poco flessibile, per cui l'immagine che emergeva era un'immagine di questo tipo. Ma Michael assolutamente, cioè, io mi ricordo una volta, eravamo a Fiorano a girare, la sera prima io e Ignazio Lunetta, che era il suo ingegnere di macchina, eravamo stati in pizzeria, stavamo chiacchierando quello che era successo e stavamo ridendo per una battuta. Lui arrivava, aveva smesso di girare perché dovevano fare dei lavori sulla macchina, scese dalla macchina, venne verso di noi, era a 50 metri da noi, venne verso di noi e siccome ci vide ridere, cominciò a ridere lui, sino a quando arrivò e noi gli raccontammo l'episodio e ridemmo insieme e stabilimmo in quel momento che ritornavamo il giorno dopo, la sera, a mangiare la pizza in quella stessa pizzeria perché voleva vivere il momento insieme a noi. Sono banalità, ma non è proprio una banalità, questo è un esempio di come lui era integrato nella squadra, la squadra era una famiglia e su questo lavorava moltissimo, molto bene, sia Jean Todt che Ross. Anche Ross non era più l'inglese che si può pensare quando era, perché la Ferrari ha questa caratteristica di mettere insieme, si vivono le gioie e le tensioni tutti insieme. Purtroppo la realtà oggi è una realtà molto triste per Michael, quindi anche per rispetto non se ne parla poco, secondo me, perché purtroppo povero Michael sta soffrendo e soffre in silenzio. Però ragazzo c'era ed era di un'umanità che io ho visto in poco.